Allora, sugli impianti tecnologici, soprattutto sui criteri di progettazione, qualche linea guida, perché è chiaro che quelli vanno fatti da professionisti esperti e quindi noi che siamo i committenti, cioè coloro che chiedono a un progettista di realizzare il progetto, non possiamo essere esperti anche di impianti tecnologici. Tuttavia, qualche conoscenza, qualche linea guida, appunto, dicevamo, è il caso di averla, proprio perché oggi la progettazione dell'impiantistica è diventata fondamentale sia nella progettazione che nella realizzazione di edifici cosiddetti sostenibili, quello che noi intendiamo per edifici sostenibili. Quindi possiamo anche azzardare una definizione di edificio sostenibile, anche se magari non l'abbiamo definita all'inizio della nostra conversazione, però forse possiamo dire che la sostenibilità di un edificio è rappresentata dalla progettazione secondo criteri di risparmio di materiali e di efficienza delle tecnologie impiegate per il funzionamento del nostro edificio. Ovviamente, per fare questo occorre conoscere bene proprio il funzionamento degli impianti per stabilire e progettarli, quindi di conseguenza in maniera tale che intanto ci fanno risparmiare durante la gestione, quindi al termine della progettazione, durante la vita dell'edificio, per farci risparmiare l'energia è cosiddetta primaria, questo l'abbiamo già detto, però lo ripetiamo perché il risparmio energetico è fondamentale per la sostenibilità di un edificio anche durante la sua vita. Quindi, se noi vogliamo elencare alcuni criteri guida per realizzare edifici sostenibili e in particolare possiamo pensare all'impianto elettrico, sappiamo che adesso dentro questa definizione di domotica, che ora si usa spesso, no? C'è tutta un criterio di progettazione che tende a far sì che la gestione dell'impianto elettrico e anche degli altri impianti venga fatta a volte anche da remoto, ma con una centralina che gestisce veramente il funzionamento dell'impiantistica, anche di quella che ci garantisce il riscaldamento e il raffrescamento. Per cui la tendenza è appunto quella di, diciamo, in fase di costruzione dell'edificio, di gestire proprio la posa anche dei cavi, in maniera tale che venga raggiunto ogni punto in cui deve essere posizionato un impianto e che poi ritorni tutto ad un punto di controllo, diciamo così. Per quanto riguarda l'impianto elettrico, per dire, una delle prim dei primi accorgimenti che dovremmo osservare è quello di non fare un impianto chiuso, cioè proprio dal punto di vista planimetrico, di fare un impianto lineare, cioè lungo una linea che è la dorsale dell'appartamento, posizionare tutti i vari punti di smistamento, diciamo, dell'energia elettrica, per esempio, ma mai di fare una forma chiusa, perché la forma chiusa può dare origine all'effetto antenna, che è un effetto molto fastidioso sotto tutti i punti di vista, sia dal punto di vista dell'efficienza dell'impianto che anche dal punto di vista del campo elettromagnetico determinato da questo impianto, che quindi ci può mettere anche noi che viviamo dentro la casa in una condizione di assorbire molte radiazioni, diciamo così. Quindi la forma planimetrica, mai una forma chiusa, ma sempre una forma aperta. L'energia elettrica, come l'acqua, no? Scorre nei cavi, per cui questo scorrere può determinare dei campi, diciamo così, anomali che possono al limite anche danneggiarci. Quindi noi in alcune zone dell'abitazione, e qui ritorniamo al discorso delle camere da letto dove uno giace per 6-7 ore in posizione indifesa, diciamo così, proprio in queste camere, in questi luoghi dell'abitazione, è il caso di posizionare
delle tubature, dei cavi schermati. Questi cavi schermati non sono assolutamente una novità, perché vengono e venivano utilizzate già molto tempo fa per la protezione dell'energia elettrica che arrivava alla fornitura presso computer o cervelli elettronici, eccetera, che noi abbiamo trasportato nella nostra progettazione domestica, diciamo così, delle nostre cose domestiche, e quindi una tecnologia che ci serve anche per proteggere la nostra vita e la vita dei nostri figli, della nostra famiglia. Per cui la schermatura dei cavi, siccome poi è anche abbastanza costosa rispetto ai cavi non schermati, magari riserviamola alle parti in cui è più necessario avere i cavi schermati, diciamo così. Sui pannelli fotovoltaici, cioè quelli che producono la corrente elettrica grazie all'energia del sole, no? C'è da dire questo, che mentre 10 anni fa, forse di più, l'Italia era tra gli ultimi paesi ad aver implementato questa tecnologia, chiamiamola, adesso, a distanza di 10, 3, di altri ulteriori 10, 14 anni, eccetera, siamo effettivamente tra i paesi europei che hanno implementato la maggior superficie di pannelli fotovoltaici. Per cui, se ci impegniamo, diciamo così, siamo anche in grado di essere, non dico tra i primi, ma comunque tra i primi paesi del mondo ad utilizzare energie rinnovabili. Che poi sta tutto lì il discorso. Se siamo in grado di sfruttare al massimo energie rinnovabili disponibili, sicuramente la nostra abitazione sarà più sostenibile di altre, indubbiamente. Infatti è il discorso che abbiamo già affrontato parlando degli edifici ad energia quasi zero, no? E loro vengono gestiti, cioè gli impianti tecnologici di questi edifici vengono gestiti in maniera tale che l'apporto di ognuno, di ogni impianto, serva anche nella gestione dell'energia utile per il funzionamento di tutto l'edificio, sia dal punto di vista del riscaldamento e raffrescamento, che dal punto di vista delle altre impiantistiche, quindi elettriche, eccetera. Per quanto riguarda l'impianto idrico-sanitario, avevamo già accennato al fatto della possibilità che però risulta difficile in un edificio da ristrutturare, invece risulta più facile in uno da costruire da zero, cioè quello di creare la doppia linea, cioè quella che recupera l'acqua che è possibile recuperare per riutilizzarla per usi non alimentari. Per quanto riguarda l'impiantistica del bagno, siccome l'acqua è come la corrente elettrica, cioè è un'energia che scorre, i criteri, diciamo così, di progettazione possono essere gli stessi dell'impianto elettrico. Anche lì, mai fare un impianto a circuito chiuso, cioè una forma planimetrica chiusa, ma lasciare sempre una forma lineare, diciamo aperta, quindi con eventualmente le derivazioni nei vari punti in cui serve, però mai a chiuso, per evitare quello che dicevamo, l'effetto antenna. Il riscaldamento a pavimento ha la sua efficacia, diciamo, soprattutto per il fatto che ha un'azione uniforme. Dato che le tubature, diciamo, che portano, che portano il liquido nei tubi, sono distribuite su tutta la superficie della stanza, chiaramente avremo un riscaldamento uniforme per tutta la stanza, cosa che non succede quando invece noi utilizziamo un riscaldamento puntuale con i radiatori, perché quelli hanno una temperatura massima nei pressi del radiatore, ma poi se ti allontani la temperatura ovviamente cala, no? Quindi la uniformità del riscaldamento a pavimento, e anche il fatto che agisca all'interno di un'altezza di 2 metri e non di tutta la stanza, che non serve scaldare sotto il solaio, visto che nessuno ci vive. Ha una, diciamo, un
un'azione più efficace e anche più, diciamo così, ottimizzata. Naturalmente, per diciamo così, ottimizzare il funzionamento di un impianto, la temperatura ideale da chiedere all'impianto di riscaldamento è quella di avere 19 gradi di giorno nelle stanze, diciamo, del soggiorno in cui si vive, diciamo così, di giorno, e 16 gradi nelle stanze dove si dorme la notte. Si presuppone che si dorma in coperti, per cui 16 gradi non rappresentano un problema. Questa, diciamo così, è sono delle indicazioni per una gestione dell'impianto sostenibile e anche risparmiosa, se possiamo dire così, del combustibile che si usa, che poi può essere il gas, oppure con la pompa di calore elettrica. Abbiamo già detto, possiamo collegare la pompa di calore con i pannelli fotovoltaici che producono energia elettrica e quindi può essere una modalità che non consuma energia di tipo fossile, perché poi anche il gas, anche se lo preferiamo ad altri derivati del petrolio, è comunque un'energia fossile. Mentre invece l'energia che proviene dai pannelli fotovoltaici è un'energia assolutamente rinnovabile, perché sappiamo che è il sole a produrla. Che dire sulle finiture interne e sull'arredamento? Qui si apre un mondo. In realtà, se noi pensiamo, dopo aver costruito un edificio che abbiamo scelto sostenibile secondo tutto quel che abbiamo detto finora, e arriviamo a, diciamo, finire e rifinire le parti interne, proviamo a pensare alla tinteggiatura delle pareti, per esempio, no? Una cosa che sembra una leggerezza, in realtà il colore, che è proprio una lunghezza d'onda, incide sulla nostra, diciamo, sulla nostra persona, ma soprattutto sulla nostra psiche. Per cui quel detto che si sente ancora spesso ripetere, che il bianco non stanca mai, in realtà è solo un modo di dire, diciamo, che forse va un po' anche seguendo le mode del momento, no? Il tutto bianco, il tutto nero, il total black, il total white, si dice così, no? Effettivamente l'uso del colore può, diciamo, contribuire a metterci a nostro agio. Tant'è vero che sulla teoria del colore si sono scritti libri, per cui effettivamente è una cosa molto seria, la capacità di incidere sul nostro umore dei colori, che dovremmo quantomeno conoscere, per se non vogliamo la casa o tutta bianca o tutta nera, ecco, questo per dire. E se noi volessimo semplificare, diciamo così, l'incidenza dei colori sulla nostra psiche, proviamo a pensare alla differenza che c'è tra un pavimento molto chiaro tendente al bianco e a un altro molto scuro tendente al nero o al marrone. La differenza è, proviamo a pensarci, è che sul bianco ci sentiamo quasi instabili, no? Come se non fossimo sicuri che ci regge quel pavimento, mentre invece sullo scuro la sensazione di avere una base solida su cui mettere i piedi è sicuramente più concreta. Quindi, e questo è solo l'effetto del colore, perché poi magari il materiale è lo stesso, cioè immaginiamo una piastrella bianca o una piastrella molto scura, è effettivamente una differenza sostanziale che però percepiamo anche psicologicamente come maggiormente stabile quella scura e invece più instabile quella chiara. Per quanto riguarda la teoria dei colori, poi abbiamo fatto l'esempio del pavimento, però è chiaro che i colori si dividono in colori chiari e colori scuri. E colori caldi e colori freddi sono
tutte, diciamo, definizioni legate alle sensazioni che ci produce vedere un colore piuttosto che un altro, per cui sappiamo bene che il discorso colore, proviamo a pensare a certi spot pubblicitari, no? Che utilizzano un colore come, che è il colore caratteristico della marca pubblicitaria che vogliono reclamizzare. E proviamo a fare mente locale e rendiamoci conto di come associamo quel colore a quella marca pubblicitaria. Non è una, non è casuale questa cosa, è uno studio che c'è proprio alla base della scelta dello slogan da utilizzare, anche delle immagini da associare a quella marca pubblicitaria. Per cui la scelta del colore determina anche l'immagine che noi associamo a quella, in questo caso, a quella marca pubblicitaria. Però nel caso del colore scelto per una stanza della nostra abitazione, è anche, diciamo, la scelta di una, della sensazione che vuole dare quel colore in quella stanza, no? Infatti si dice che i colori, chiari e colori caldi, chiari, tipo il giallo o l'arancio, sono i colori della comunicazione, tant'è vero che spesso vengono utilizzati per tinteggiare il soggiorno o la zona pranzo, che sono i punti dell'abitazione in cui c'è c'è la comunicazione, no? Sia quella che sia tra familiari che quella che sia con i visitatori. Mentre le stanze da letto, per esempio, vengono spesso tinteggiate con colori freddi, magari azzurro, verde, perché appunto sono i luoghi del riposo, quindi questi colori devono essere i colori che fanno riposare anche l'occhio. Cioè, non sono, diciamo, sensazioni così nate dal caso, sono appunto sensazioni che derivano dalla teoria dei colori, che è proprio una teoria scientifica, proprio perché il colore è una lunghezza d'onda che ci raggiunge, ci colpisce. Si dice anche questo, si dice che una persona cieca, non vedente, riesca a percepire il colore che c'è in una stanza, magari tinteggiata di giallo, magari anche tinteggiata di azzurro. Per questo dimostra ancora di più che appunto il colore è una lunghezza d'onda che ci raggiunge in qualche modo. Quindi diciamo lo scegliere, il selezionare un tipo di colore o un altro in una stanza della nostra abitazione racconta anche un po' di noi. E quindi quello è fondamentale. Invece la omologazione che vogliamo fare quando scegliamo di farle tutte bianche o grigie o nere, insomma, è un po' un modo per adeguarci alle mode del momento, che invece tendono un po' a livellarci tutti, no? Noi come associazione Coordinamento Rifiuti Zero Umbria abbiamo adottato una iniziativa presso la nostra associazione che si chiama Repair Café, che è un'attività a tutti gli effetti che noi svolgiamo di riparazione degli oggetti. Allora, il parallelo in questa attività con l'edilizia di cui abbiamo parlato prima è proprio questo, no? La riparazione è l'attività che abbiamo messo in comune tra gli edifici e gli oggetti. Allora, in particolare me come architetto, che mi sono sempre dedicata alla ristrutturazione relativamente agli edifici, diciamo, ho applicato questa attività di riparazione anche agli oggetti, e infatti con la nostra associazione abbiamo messo in piedi questa iniziativa del Repair Café, e che ha avuto un successo incredibile, nel senso che c'erano molte persone che già evidentemente pensavano alla possibilità di riparare gli oggetti, e sappiamo tutti che
diciamo così, il mondo dell'industria un po' preferisce l'usa e getta. L'usa e getta, cioè nel senso che produce oggetti che possono essere usati una volta sola e poi devono essere buttati, e così ci riempiamo di rifiuti. Ed è questo il motivo per cui, con la nostra associazione che si occupa di rifiuti, abbiamo voluto mettere in piedi questa iniziativa per mandare questo messaggio, cioè smettiamo di produrre rifiuti. Questo è il discorso, perché con l'usa e getta si producono rifiuti. Se tu un oggetto lo compri, lo usi una volta, poi lo devi buttare, chiaramente produci rifiuti nel giro di poco tempo. Per cui, se noi invece a quell'oggetto siamo in grado di dare una seconda vita, magari anche una terza, una quarta, è chiaro che ritarderemo il momento in cui questo oggetto diventa rifiuto. Con la riparazione, ovviamente, noi regaliamo a questo oggetto una seconda vita. Quindi il nostro parallelo con l'attività della riparazione è molto, molto sostenibile, oserei dire, e ci permette anche di diciamo, fare una contabilità dei chili di rifiuti che non produciamo. Noi, quando facciamo le sessioni di Repair Café, in effetti, facciamo delle schede per la riparazione di qualsiasi oggetto che ci viene proposto, e nella scheda in fondo scriviamo anche il peso dell'oggetto che ci è stato proposto, che è un peso che non verrà conferito in discarica, ma che avrà una seconda vita. Per cui diciamo che è solo, ovviamente non è un'attività lavorativa questa, è un'attività che ci serve per mandare questo messaggio ai cittadini, cioè: non li buttate gli oggetti che si rompono, portateli prima al Repair Café, che magari vediamo se si può riparare. Se si può riparare, avrete voi la possibilità di utilizzarlo per un altro periodo di vita e quindi risparmiarlo come rifiuto, e in questo modo ridurre la quantità di rifiuti.